Con bambini si lavora molto bene e poi c'è una grande soddisfazione che poi avviene la guarigione e voi riportate un bambino che prima è stato bloccato alla vita normale. E tanto più è bello ottenere questo risultato, una delle cose più difficili è invece accompagnare il bambino alla fine della vita. Perché finché avete una persona che ha superato 80 anni, 70 anni, dove più o meno sappiamo che la vita si è prolungata e che viviamo quasi doppio di prima, nel caso di un bambino tutte le speranze che sono state messe, tutte le aspettative, tutto. È veramente terribile, non c'è peggio anche per una mamma che guardare la tomba del suo figlio perché è come la propria morte, quasi doppia morte, ecco. Tuttavia, è più problema nostro che del bambino, paradossalmente. Perché il bambino molte cose, dato che è piccolo, non si rende conto. È la natura che così lo protegge. Lui vive ancora nel suo mondo. Ovviamente se gli è morto un cricetto o un gatto, sa cos'è la morte. Può avere anche paura della morte, però ha una serie di meccanismi che lo proteggono. Per cui paradossalmente è per noi una cosa terribile. Perché ci costa tanto, perché si crea un profondo legame. Voi fate con un bambino così cura intensiva, magari per 7 mesi, una volta alla settimana, anche più di un'ora, si crea un profondo legame, poi improvvisamente muore a voi questo bambino anche, non solo ai genitori, muore a noi. E questo non è facile. Io anche personalmente, da quel percentuale altissimo che ho avuto circa 10 anni fa, dove quasi il 70% dei pazienti riguardavano tutti i casi oncologici, poi volutamente sono cercato di equilibrare perché è estremamente impegnativo, specialmente se si tratta di pediatria oncologica. Ora vi presenterò un approccio ipnotico verso un bambino che sarà metà favola, metà una cosa fattibile o reale. Quando vi racconterò viaggio di un bambino seduto su un delfino, che lo porta su se stesso nella profondità del mare. Qui vedete l'incontro del bambino con il delfino, anzi due delfini, che ora ci pensano loro a lui. La mamma consegna il bambino a loro.
Ora siediti comodamente davanti a questo display del computer e guarda tua mamma e la tua foto e l'incontro con i due delfini. Gli animali sempre ti piacevano tantissimo. E ora è arrivato il momento quando tua mamma, perché ti vuole tanto bene, ti affida a loro, perché anche loro ti adorano e farete un bellissimo viaggio insieme. L'unica cosa che ti chiedo è di chiudere gli occhi e sedersi su un delfino. E trovare una posizione piacevole, solida, sicura per te, perché farete un bellissimo viaggetto insieme. E quando sei pronto, fammi un segnale con la mano destra che il viaggio può cominciare. C'è una bellissima giornata, tu proprio senti l'acqua del mare, il sale. Senti questa immensa libertà e ti senti completamente a tuo agio. Nulla di brutto ti possa disturbare. Hai salutato con la manina tua mamma. E ora, grazie per avermi dato un segnale che ho ricevuto che il viaggio può cominciare. E man mano che il delfino ti porta sulla schiena, tu vedi intorno a te tanti altri pesci di vario colore. C'è tanta vita intorno a te e tutti giocano. Anche a te piace giocare. Assieme con te c'è un altro delfino che, se dovesse essere necessario, ti prende sulle spalle. Tu puoi contare su di lui. Il delfino ti capisce, tu gli puoi parlare e lui comprende quello che dici. Inoltre, questa acqua rilassa tutto il tuo corpo, piacevolmente, e tu senti il contatto con questo delfino che va sempre più velocemente. E così, mentre ti accompagnano i ricordi del passato, pensi a tutte le cose belle che ti sono capitate, vivi intensamente il momento presente. Come sei veloce, il più veloce in questo mare, e quanto è bella acqua. Quante cose belle si trovano sotto.
ora guardi intensamente in acqua. Oltre ai pesciolini vedi anche tante altre cose, piante. E tutta la bellezza, tutta la ricchezza che il mare può offrire. Senti un piacevole caldo del sole. E ogni tanto si vede qualche altro delfino. Vi salutate e continua il vostro viaggio. A volte ci sono le onde, ma i delfini sanno come nuotare, sono molto bravi. Così tu non devi avere paura di scivolare, di cadere giù. In ogni momento ti possono riprendere. Ma fate anche un viaggio all'interno del mare, perché all'interno del mare c'è un castello tutto fatto d'oro, dove c'è un re, regina e tanta gente e tante belle cose, tanti bei giochi, tanti animali, animali che ti piacciono in modo particolare. Allora il delfino scende giù in fondo, scende, scende lentamente, scende, scende. E tu sei sorpreso di poter respirare anche se sei in acqua, ma riesci e tutto procede benissimo. Arrivate in fondo e la famiglia reale vi aspetta e tu entri dentro il castello, ti aspetta una cameretta fatta solo per te. Con tantissimi giochi, giocattoli e con tantissimi bambini che vogliono giocare con te, che ti aspettano. E questo ti rende molto felice. E c'è una bellissima bambina con i capelli lunghi, biondi, che ti piace in modo particolare, e tu vieni da lei e dici se vuole giocare con te, e lei dice di sì, e così hai trovato già un'amichetta. E fra i giocattoli scoprì anche un cellulare subacqueo dell'ultima generazione. E lo prendi nelle mani, vedi la foto della mamma, schiacci il bottone e anche dal fondo del mare, da questo castello, puoi comunicare con tua mamma. E anche con tuo papà. Allora non ti manca più nulla, hai tutto e anche di più. Sei felice, stai bene. E così decidi di restare con questi bambini, con la tua amichetta, e permetti ai delfini di andare a prendere un altro bimbo che ha bisogno di fare questo viaggio nel mare e portare un bambino a questo castello. E
Il delfino dice di sì, fa un grande salto, ti saluta e così si congeda con te e tu resti dentro e vai a sdraiarti su un lettino e ogni sera prima di dormire ti viene raccontata una favola, una bellissima favola, una favola di un delfino che porta sulle spalle un bambino, un bellissimo bambino che sei tu. Poi lasciamo il bambino reagire liberamente a questo racconto con le domande, oppure si addormenta, che è la cosa più probabile nella vostra presenza, e lì viene un sogno di un delfino. Allora, anche qui ho semplificato, si potrebbe dire e fare molto di più, ma di nuovo un'introduzione all'ipnosi dei bambini, come trattare questione. Qui sono già molti simbolismi che aiutano in modo indiretto, anzi è tutto indiretto. Tutto indiretto, per cui è una preparazione al bambino quando poi arriveranno quei momenti, eccetera, magari anche quando non riesce a vedere, eccetera, ecco, poi resterà nell'inconscio questa preparazione, racconto speciale. E poi si tratta di creare dei momenti di serenità, di tranquillità, creare piacere in lui. Bambino, la sua fantasia è migliore che la nostra, e per questo motivo voi potete contare su questa fantasia infantile che il bambino vede ancora di più, magari vi farà ancora le domande che non vi aspettate. Ok, allora c'è qualche domanda a questo tipo di trattamento? A me è piaciuto molto l'idea dei delfini, il castello della stanza che dà molte idee dei bambini che incontri, di tornare indietro, che tutte le sere il delfino ultimamente può venirlo a trovare e fargli fare un giro tutte le sere per riportarlo ancora lì. Mi è piaciuta molto la dinamica del... Si potrebbe ancora elaborare, precisare, fare più ricca la fantasia, però avete una specie struttura, scaletta che dopo... Una domanda per sì. Merito a questo. La consapevolezza della morte del bambino, non mi riferisco alla consapevolezza da adulto, ovviamente che non ha, ma trattando il bambino come dicevi tu, 6 anni, 7 anni, 8 anni, lui, da quello che è la tua esperienza, come si rappresenta la sua morte? Non che lui sappia che cosa, ma nel momento delle interazioni, dei racconti, di quello che ti dice dopo, tu cosa hai capito che il bambino percepisce della morte? Lui tanto non si preoccupa della sua morte perché si considera che sarà per sempre, che è eterno. Di solito si incontra, se nel reparto muore un altro bambino che era suo amico e non c'è più improvvisamente, e viene proprio utilizzata la parola guarda questo qui è morto piuttosto
andato in un altro ospedale, andato via, eccetera, perché a volte anche si dice questo per non farle soffrire, però magari se crea un'amicizia, vuole quel bambino, vuole vederlo, e quel bambino non c'è più, allora come con Criceto, Gatto, eccetera, ecco, in quel momento realizza. Poi dipende molto come viene elaborata la cosa, e qui piano piano anche entrano nelle credenze, perché se in una famiglia cristiana si parla che va dagli angeli, eccetera, oppure se non c'è questo, viene elaborato diversamente, per cui abbastanza presto queste cose. Loro, vi faccio vedere da un nostro collega un libro, Bambini raccontano la morte, riflessione sulla vita, potete sfiorare le pagine, troverete anche disegni dentro, dove loro disegnano per esempio anche la barra, la croce, eccetera. A volte sono anche più spontanei perché sono più liberi, e direi con questa rimozione della loro morte, perché ancora appena da poco che hanno senso di esistere, che si rendono conto del proprio io, non è così forte, non sono, con altre parole, attaccati così tanto alla vita come noi, sono più liberi, e dunque anche per loro è più facile congedarsi. E poi la fantasia è una cosa fantastica, cioè, immaginano questa fantasia dove è tutto possibile, li salva. Invece noi molto spesso, se abbiamo troppa fantasia, diciamo siamo pazzi, no? Ma figurati di cosa stai pensando, no? Una cosa così, io mi metto su un delfino e il delfino mi porta nel mare, vabbè, quasi questo ancora, ma poi giù io posso respirare in acqua, poi c'è castello e poi questi giocattoli, eccetera, poi c'è cellulare subacqueo e io posso comunicare con la mamma, no? Questo è più difficile. Ma perché hai scelto di scendere nell'acqua? Perché scendere in profondità? Questa è proprio la tomba, la morte. Ma perché tu lo rappresenti, il discorso della morte? Sì, sì. E con Gero alla fine lui anche si separa dai delfini. Quello sì. Cioè, prima separazione, vedete, no? La mamma. I delfini sono i due genitori. Sono due genitori, ma poi anche, per cui gradualmente lui perde tutto questo, però in questo bel sogno resta comunque il suo corpo, e che lui va avanti, che ma questo sì, ma cioè come una continuazione. Sì, no? Ci siamo, ma mi chiedevo perché il mare, per esempio, io me lo sarei rappresentato in maniera diversa. Attraversa l'oceano, no, vai in un'altra isola, ci sono tante isole, e la stessa cosa del castello, però non sott'acqua, quindi il senso mio era tecnico, perché hai scelto l'acqua? Perché nel mio e nella mia idea di continuità, la continuità è anche in superficie, non necessariamente in profondità. Poi il cielo sopra, ma no, non è che sia l'inferno, ma no, comunque... No, non mi riferivo all'inferno, lo so. Perché hai scelto il mare? Perché sembrerebbe che siamo venuti dall'acqua. Ah, ecco, quindi... La tua concettualizzazione. Okay. Poi siamo 75-80% l'acqua, il nostro corpo, e sembra che tutto viene dall'acqua, per cui dall'acqua ricordati che sei l'acqua e nell'acqua ritornerai. Faccio un gioco con le parole della polvere, no? Ricordare il polvere. Ecco, siamo in realtà più che polvere, siamo acqua. No, questa acqua il modello che avevi seguito, quindi mi stai rispondendo adesso che era una rappresentazione appunto concettuale legata a quello che tu vedi. Sì, perché per dare anche un taglio notevole, no? Non è più l'isola, non è più un altro mondo, ma è proprio lì giù. Comunque c'è la continuazione, c'è una realtà. Certo. Visto che è stato un accompagnamento, perché sono stati più incontri, sapere se avete continuato sempre sulla storia del delfino, cioè ogni volta viene ripresa dall'inizio la storia o continua? No, questa cosa del delfino finisce lì,
non ha perché il compito del delfino portarlo lì e non c'è. Ma se devi accompagnare, cioè se devi fare degli incontri più volte? Ci sono altri racconti. E tutti questi racconti devono piano piano preparare il bambino al congedo. Ogni ha il suo messaggio specifico. Questo ho scelto perché è quello più incisivo, dove si tratta proprio di prima separazione dai genitori, poi la separazione dai delfini e un collocamento. È paradosso che lui poi, prima di dormire, sente una favola, no? Lì si potrebbe ancora elaborare che dorme ed è talmente felice che dorme che non ha più bisogno di niente e tutto diventa un sogno, eccetera. Che non ha neanche più bisogno di risvegliarsi. No, e questo poi simbolizza la morte, no? La professione più difficile che c'è nel mondo, ancora più difficile che la nostra, è l'autopsia dei corpi dei bambini. Ho avuto pazienti che, con la dipendenza all'alcol, che fanno l'autopsia dei bambini piccoli. La cosa che non vuole fare nessuno, anche uomini più duri, non vogliono farlo. Perché loro arrivano al lavoro e di professione già bevono la mattina, devono ubriacarsi per poter fare quello che devono fare su questi cadaverini e prepararlo al medico. E vi dico che è estremamente difficile gestire. Ho avuto qualche caso e ha dovuto cambiare la professione per salvarlo dall'alcol. Scusate la domanda, sicuramente sciocca, ma io non lo so. Perché bisogna fare le autopsie sul bambino? Ma quando ci sono delle... Perché? No, a volte l'autopsia è proprio prescritta che bisogna farla, non è un optional. La bisogna fare, non si sa la causa della morte o così. Se uno un bambino nasce morto, sì. Come fai a stabilire che è nato morto o è nato vivo? C'è un problema di eredità, perché se è nato morto è morto e non ha diritto all'eredità. Scusami, è un aspetto pratico. Se è nato vivo, lui acquisisce un diritto, è un erede, anche se muore un attimo dopo. Questo da un punto di vista legale. Questo sono... E poi c'è il problema se la mamma ha soppresso il figlio, se ha fatto qualcosa intrauterina per sopprimerlo, cioè ci sono delle dimensioni proprio prettamente legali. È prescritta l'autopsia. Un'infezione, qualcosa che è stato ingerito, somministrato. Ci sono quelle morti. Di solito quando hai delle, o si presume delle manchevolezze a livello di malpractice. Le morti bianche. Ok, sì. Ci fermiamo e passiamo alla successiva cosa che si chiama reincarnazione. Chi avete una bella lepre, ecco. Dove si è incarnato qualche nostro collega. Ecco, ma ecco, seriamente, ecco, nel caso dell'ipnosi in questa direzione, allora l'induzione, il rilassamento del corpo, tutto questo resta uguale. E poi viene aggiunta la parte ideologica, per cui si dà la speranza. Tu dopo la vita avrai una continuazione o in un'altra persona, oppure, perché poi di solito si pensa quella vera reincarnazione include anche animali, vero?
pochi lo pensano. Sì, è un ciclo che uno deve fare per la purificazione e forse se cicli non erano sufficienti. Sì, sì. Confermo perché io ho chiesto in gennaio, sono stato in India e ho chiesto induisti, proprio la religione hindù, e mi hanno confermato questa fede anche l'incarnazione degli animali. Io ho scelto questo simpatico coniglio lepre che dovrà fare il suo ciclo, poi si reincarna, no? Per cui qui cosa cambia? C'è la possibilità che non sarà solo assimilato, ma avrà una, per esempio, un mondo emotivo, emozioni, perché animali provano emozioni, come anche se poi c'è la reincarnazione comunque in un'altra persona. E per molte persone anche non è tanto importante la reincarnazione solo come credenza dopo la vita, ma serve per la vita, per darsi la risposta a varie domande: perché soffro, perché ho in continuazione problemi, e come accettare questa sofferenza o problemi della vita. E questo reincarnazione aiuta a superare. Che, ripeto, è una credenza molto diffusa in Europa occidentale, più India è rimasta. Io quello però ho notato, però forse non dovrei, no, lasciamo stare. Vabbè, vuole qualcuno che faccia una prova pratica? Qualcuno viene? Com'è? Sì, vieni. Mi scrivi la dedica al tuo libro e questo sarà l'induzione ipnotica. Vedete, voi potete tutto utilizzare e dopo che firmerai si chiudono i tuoi occhi e ti concentri sul respiro profondo. Benissimo, e mi dai anche con questo l'autorizzazione per l'ipnosi perché hai firmato. Però ho firmato con questa incarnazione. Sì, 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 solo ma questa. Non è rimanere mentale. No. Ma sono qua. Allora, entra un pochino nei tuoi canali, come sei abituata alla meditazione, rilassamento. Staccati dall'ambiente esterno. Liberati da tutte le influenze. Immagina la cipolla che toglie la buccia e che andiamo all'essenzialità, al nucleo. E lì consiste la vera pace, una vera tranquillità. E che solo osserviamo. Non abbiamo nulla, tutto è prestato. Non possediamo nulla. Ci liberiamo da ogni possesso, ogni influenza esterna,
ogni manipolazione degli altri. E apriamo il canale della spiritualità, dopo che sei consapevole di tutte le tue chakra. Così il tuo